Giuseppe Giaccherini, ci sono degli aggiornamenti in merito ad Avion Interiors. 3 giorni fa, di 3 giorni fa, la notizia è che gli operai si sono rivolti addirittura alla Guardia di Finanza, giusto? Sì, giusto, li abbiamo praticamente portati sotto la Guardia di Finanza, quindi al Palazzo M di Latina, dove praticamente ci siamo rivolti in circa 200 lavoratori. Questo perché? Perché la Guardia di Finanza ha un filone investigativo che dura per noi da troppo tempo. Non si riesce a capire la situazione, se è praticamente in via di definizione o meno, e allora abbiamo scelto quella strada per sensibilizzare ancora di più quella che deve essere, no? Un percorso che la Guardia di Finanza ha messo in atto già da qualche anno. Perché la Guardia di Finanza? Perché bisogna tornare un attimo indietro sulla storia di Aventirius. Aventirius proviene da 3 fallimenti, no? Di 3 società diverse, tra cui Alfa, AGV, Rail Interiors, infine Meccano anche. Che praticamente però cosa succede? I lavoratori che facevano parte di queste società adesso sono praticamente stati riassunti tutti in Aventirios, fanno praticamente lo stesso identico lavoro che facevano nelle vecchie società, hanno praticamente lo stesso identico ruolo che avevano nelle vecchie società, ed è chiaro che questo. La Guardia di Finanza ha acceso un po' una lampadina dicendo: ma scusate, allora i 3 fallimenti che ci sono stati precedentemente non sono poco chiari. Quindi è chiaro che noi gli abbiamo spiegato alla Guardia di Finanza tutta una serie di cose, li abbiamo aiutati, tra virgolette, no, a capire un po' tutte le dinamiche di questa società, e i lavoratori hanno capito che noi stavamo praticamente portando la Guardia di Finanza dove volevano loro, quindi, no, alla tutela del lavoratore, e ci hanno seguiti sotto la Guardia di Finanza. Al momento però è stata avviata anche una procedura di mobilità per queste 140 persone, questi 140 No, operai, allora, giusto? la No? procedura di mobilità si è chiusa l'8 di agosto con un Sì. mancato accordo in Regione Lazio, e quindi per assurdo i lavoratori stanno aspettando le lettere di licenziamento. Noi praticamente è una settimana che stiamo praticamente dentro l'Avio Interiors, tra assemblee, no, per decidere insieme il da farsi, perché poi in queste situazioni, sai, qualsiasi iniziativa intraprendi con questo imprenditore può essere un'arma a doppio taglio. Sì. E allora è chiaro che abbiamo scelto la strada, no, che ci porti ad avere ancora ad oggi, con tutte le forzature che questa azienda ci ha fatto, a tenere buoni lavoratori, ad una pace sociale praticamente, no? Che cerchiamo di tenere in tutti i modi. È chiaro che alla prima lettera di licenziamento che arriverà, purtroppo per forza di cose, bisognerà bloccare lo stabilimento. Questa mattina abbiamo avuto un consiglio straordinario dei legali, di tutti i legali delle organizzazioni sindacali, perché abbiamo coinvolto anche i legali sotto questo punto di vista, visto che ci sono degli arretrati, Sì. perché questo signore non paga ancora alcune retribuzioni del mese di giugno, ha tolto praticamente tutti i super minimi alle persone, ci ha provato prima a chiedere a noi un accordo, ma quando poi si è visto respinge qualsiasi ipotesi d'accordo, l'ha fatto d'imperio, e quindi ha praticamente tolto dai 300 ai 700-800 euro a dipendente. Non solo, poi stipendi li ha pagati una volta al 50%, una volta al 30%, quindi guardi, è una situazione imbarazzante, a dir poco imbarazzante. Imbarazzante perché? Perché oltremodo siamo stati dal prefetto di Latina, da Cunto, abbiamo avuto un tavolo con la società, con il prefetto. La società si è presa degli impegni davanti al prefetto e non li ha rispettati, e questo è gravissimo secondo me, e quindi questo fa luce su tutto quello che è poi il comportamento di questi imprenditori. Vuole lanciare un Ma questo, appello? guardi, l'unico appello è che si faccia un esame di coscienza, si faccia un esame di coscienza, perché l'unico appello che può praticamente, no, a questo punto servire, non credo che lo fa, conoscendolo, no, non credo che lo fa. Le denunce che sono state fatte dalla Guardia di Finanza, ci tengo Precisarlo. praticamente a precisare, perché c'è un, no, diciamo, secondo noi c'è un'appropriazione indebita,
questa appropriazione indebita proviene dal fatto che lui si è tenuto pure il rimborso del 7,30, quindi ai lavoratori non ha dato nemmeno il rimborso del 7,30, quindi non ha fatto il suo ruolo da sostituto d'imposta, e quindi abbiamo verificato tramite tutte le istituzioni che questo non è avvenuto, e quindi per noi quella è un'appropriazione indebita. A questo punto abbiamo fatto sottoscrivere a tutti i lavoratori di Avio, cioè a tutti, adesso fino a stamattina erano quasi 200 persone che avevano firmato questa denuncia querela da presentare in Guardia di Finanza, e quindi procediamo sotto quel punto di vista. Con i nostri legali invece oggi abbiamo fatto un'altra riunione dove cercheremo di mettere in mora l'azienda nei confronti dei lavoratori, visto che sono creditori, e quindi cercheremo anche lì di fare una manovra comune e condivisa. Speriamo che nessuno si tiri indietro da questa cosa, e non credo che ce ne sia poi la possibilità. Questa è la realtà di Avio Interiors ad oggi.